Da 10 anni lavora per la diffusione di defibrillatori in luoghi pubblici ed è impegnata a formare persone per l'utilizzo di questi apparecchi salvavita. È l'associazione Carmine Speranza di Torre Orsaia che con i suoi numeri da record si è aggiudicato il testimone del Volontariato Italia, assegnato per la prima volta dal Senato della Repubblica. L'ha spuntata su 8 milioni di associazioni italiane grazie ai risultati raggiunti in soli 10 anni. Ha donato 52 defibrillatori, salvato 32 vite ed ha insegnato a 30.000 persone della provincia di Salerno come effettuare un massaggio cardiaco. La cerimonia di premiazione si è tenuta a Roma presso la sede del Senato. L'iniziativa è nata con l'obiettivo di premiare i volontari e le associazioni per il fondamentale lavoro che svolgono sul territorio e per promuovere una cultura della solidarietà al fine di costruire un tessuto sociale più forte e coordinato. Finalità che l'associazione Carmine Speranza di Torre Orsaia persegue con successo dal 2019. I risultati raggiunti sono stati così importanti da convincere la Commissione ad aggiudicare il primo testimone del volontariato italiano all'Associazione Salernitana. Soddisfatto il vicepresidente Alfonso Speranza, è un premio che ci incoraggia, dice, ad andare avanti con maggiore caparbietà. Il testimone resterà nelle mani della Onlus Salernitana per un anno intero, poi dovrà consegnarlo all'associazione che se lo aggiudicherà nel 2020.